Bentornati sul canale di Axios00, bentornati a un episodio di Super Smash Bros. Ultimate. Siamo su Nintendo Switch e ho messo a evolvere un po' di personaggi, quindi bene così. Doc Lewis, poi Doc Lewis ci dice che è ottimo, eccezionale, eccetera, il Boo e quant'altro. Ho messo un po' tutti in palestra, avevo messo. Quindi andiamo un po' a vedere in che cosa si evolvono tre di questi quattro personaggi, perché ora ne sono molto 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 curioso di vederlo con voi, perché non ho idea più che altro del Boo che cosa si evolva. Vediamo una. Spiriti che possono evolvere. Allora, devo loro due, ok, li avevo messi. Lui, lui, lupa vincolato, mi sa che lo devo inserire, lupa vincolato. Dannazione. Camus, in che cosa ti evolvi esattamente? Giusto per vederti. Bellissimo. Sirius, attacco con arma plus, 3 slot, 4465 di potenza. Questa è una belva. Wow. Bellissimo. Maria Lenar, vediamo un po' con chi si evolve. Maria Renard in Symphony of the Night. Ok, salto a mezz'aria aggiuntivo, slot 2. Io ogni tanto tendo a dire i nomi alla francese, perché vedete, Renard è francese come nome, non mi suona inglese. Belmont mi sa di francese, non inglese. Per quello che poi tendo a dire appunto anche i nomi in dicitura, diciamo, francese. Maria, mi viene da dire Maria perché è più italiano che altro. Però comunque, salto a mezz'aria aggiuntivo, slot 2, eccetera, eccetera. Noi andiamo con il Boo, perché io voglio vedere il Boo. Re Boo, King Boo. Sembra. Re Boo, ok, perfetto. Caduta più lenta, 3 slot. Però solo 1633 di potenza. Resta il fatto che è neutro. Quindi, bella belva, in teoria. Noi procediamo, allora. Ci siamo già gustati sta cosa. Invece che Leon, dicevo, è per quello che ho detto ora in quella maniera, Belmont lo intendo alla francese come pronuncia, quindi Leon Belmont per me. Forse Leon effettivamente, però capite, è per questo che io ho detto Leon, era solo per farvelo sapere. Il nemico recupererà danni usando lo scudo contro gli attacchi. Tutte le armi che infliggono danni fisici saranno più potenti. E noi dobbiamo invece utilizzare un personaggio che non ha spade o altro, ma è Ken. Vediamo un po' le colorazioni. Nera, blu, gialla, verde, bianca. Bianca è bella. E basta, ok, direi rossa, decisamente. Ken sarà come Ryu? Alla fine sarà uguale? Sarà simile? Scopriamo insieme adesso. Resistenza alle armi e lancio plus. Perfetto, ora poi ci andiamo a leggere anche le mosse. Come detto lo scorso episodio, stiamo sbloccando più personaggi di quanti ne possa utilizzare effettivamente. Vediamo un po' che possiamo fare comunque. Mosse, la Duken, classico, attacchi con onda energia, tieni premuto il pulsante per aumentare potenza e velocità. Poi, Tatsumaki Senpukyaku, un potente bilaterale, un potente calcio rotante che ti fa avanzare, colpisce gli avversari più a volte, a differenza di quello di Ryu. Ah, quindi più potente in teoria, o forse meno potente, però colpisce più volte. L'altro è un colpo solo, però magari fa più danno, non saprei. Bisu, Shoryuken, tieni premuto per un montante infuocato in salto, è più potente di quello di Ryu, ma lancia di meno. Bijou, Focus Attack, assorbi un singolo attacco. Lo scudo avversario non ha effetto se la mossa è carica al massimo. Ok, comandi speciali. Alcuni attacchi di Ken sono più potenti se vengono eseguiti con il control stick e il pulsante d'attacco. Ken ha più attacchi di questo tipo rispetto a Ryu. Allora, la Duken classico. Ok, poi il Tatsumaki Senpukyaku, che è la mezzaluna al contrario, anzi, un quarto di luna al contrario. Poi il Shoryuken da destra basso diagonale, non lo farò mai. E la Nata Otoshi Geri, o Geri, non saprei. Però la mezzaluna al contrario, un quarto di luna al contrario partendo da destra, il pulsante d'attacco. E l'Oso Otoma Washi Geri, che è la mezzaluna vera più pulsante d'attacco. Se guardi a sinistra i comandi saranno invertiti. Poi, la potenza di alcuni attacchi dipende da quanto a lungo tieni premuto il pulsante. Brevemente l'attacco è veloce ma debole. A lungo l'attacco è lento ma potente a lungo raggio. Ciò non modifica solo il tipo d'attacco, ma anche la sua potenza e velocità. Ci sono tre livelli, debole, medio e potente. Quando usi i comandi per eseguire un Osomoto Mawashi Geri o un Nata Otoshi quello, tieni premuto il pulsante d'attacco per convertirli in un Inazuma Kick. Va bene? Non me le ricorderò mai. Cioè, è palese che non me lo ricorderò mai una cosa del genere. Va bene? Voglio provare subito la mezzaluna. No! No, no, no. Calma!
Allora, se io sto facendo questo. Ok, la Duken è partita. No, scusate, non mi stavo partendo la Duken. Sto facendo la Duken, mi lasci fare un attimo, scusi, eh. Ah, ma quindi, ok, tenendo premuto potenzia parecchio di più. Basta un attimo. Oh, perfetto. Perfetto. Poi, non così, Ale. Non così. Mamma mia. Ok, basta, Ale. Lascia stare, inizia a combattere, che non è il caso. E basta. Maledetto, vieni qui che ti sistemo io. In 3 nanosecondi. No, quasi. Perfetto. E proviamo questa. No, ok. Ha funzionato comunque in qualche modo. Hulk. Ho provato a fare qualcosa di caricato. Devastante, i colpi caricati sono veramente devastanti. Bello, bello, bello. Leon Belmont, allora, battuto. Oh, Leon Belmont. Slot 1, bene, l'importante è quello. Scusate se mi sono messo un attimo a, diciamo, giocare così, giochicchiare con lui, col Belmont. Ma più che altro è che volevo imparare le mosse, perché ne ha veramente tante. Mercante di maschere, serie The Legend of Zelda, Majora's Mask, ovviamente. Link, bambino, incontro a tempo, vinci entro il tempo limite. C'è quella di Mario laterale o sbaglio? C'è quella di Mario lì dietro. Guardate. Bellissima. La capacità di salto di tutti aumenterà, la velocità di tutti aumenterà. Perfetto, tutto aumenta a caso, ma aumenta. Attacchi smash più potenti, va bene. Andiamo con Ken e vediamo un po' di gestire la situazione nel miglior modo nel peggior modo possibile. Chiedo scusa, perché sia mai che facciamo le cose nel miglior modo possibile. Quindi, ma c'è modo di caricare la Duken in qualche maniera? Perché mi sembrava prima di averla fatto un po' più forte. Però non ne sono sicuro. No, allora. Mamma mia, com'è potente quell'attacco. Troppo corto. Vado un po' troppo corto, spesso e volentieri. No! Però l'ho quasi fregato, ragazzo. Il ragazzino, anzi, in questo caso. Ok, via. Perché la Duken ora stavo... Prima stavo provando a farla con la mezzaluna. Non normalmente. Quindi è per quello che... Vedete? Se provi a farli così i colpi dovrebbero venire più potenti. E che sono più difficili ovviamente da utilizzare. Stavo cercando di prenderlo in volo con la Duken, per vedere se non lo facevo riaggrappare al limitare dell'arena, diciamo così. Però va bene. Mercante di maschere, più danni, ma attacco potenziato. Uno slot che occupa. Ok, d'accordo, d'accordo. Fa schifo. Ovviamente l'abbiamo già abbastanza di quei tipi di personaggi, quindi non è il caso di perderci troppo tempo dietro. Ora noi abbiamo 2 pale di cannone che non ho utilizzato da mai. Quindi non lo so, dovrò procedere in qualche modo. Allora, just a moment, come funziona? Io ho 2 palle di cannone, però allora, con una prendo quello, poi passo di là. Con l'altra poi prendo quel... Allora, con quella di sopra non si procede, quindi dovrò per forza usare questo. Che cosa ho fatto? Come si fa a spostare quella? Da! Proviamo? Però mi è inutile, vedete? E io ho finito le palle di cannone adesso. Ma se torno qui mi ridà le 2 palle di cannone magari? Ok, perfetto. Ah, l'aria è tornata allo stato originale. Quindi, quella come si sposta? Quella lassù, come diamine la sposto io esattamente? Grazie per avermi scritto dei candelabri, ragazzi. Dentro allo scenario, non fuori dallo scenario, sono un genio. Spariamo con questo cannone. Ottimo così. Io lì ho rotto tutto. A occhio, forse non dovevo rompere tutto al momento. E invece sì, gli ingranaggi sono crollati e il percorso è cambiato. Perfetto. Era quello che non volevo, presumo. O forse sì. Non saprei, perché ora non riesco più a colpire quello lassù in alto. Giusto? Per sbloccare l'altro personaggio. Jail of Jewel.
Musica, Castlevania Portrait of Ruin, ok. Ma secondo voi qui come... Come faccio? Da sopra dovevo colpire? No! Come lo colpisco quello io? Non riesco a capirlo. Allora, intanto combattiamo il lupo mannaro. E va bene così. Continuo con Ken, ovviamente. Non riesco a capire come fare ad arrivare lassù a colpire. Forse devo spostare quella leva lì in basso, più avanti. Però, sì, posso procedere in teoria. Wolf! Con calma e per piacere! Che tu ci devi da rimanere! Allora, vieni qua un attimo! No! Quasi in salto l'avevo preso! Ha fregato, eh? Mamma mia, però anche lui è devastante, quando ci si mette. Anche Ken è tremendo, eh? Del resto molto simile a Ryu in questo caso. Comunque, lupo mannaro, attacco in corsa plus. Slot 1 occupati, va bene. Che l'attacco in corsa schifo non fa mai, obiettivamente. Ci può sempre stare. Il palazzo di Luigi, distruzione del palazzo. Sì, quello lo sapevo. Secondo me c'è modo spostare quella. In che modo però? Perché qui c'è una scala da sotto. Io mi sono perso roba da qua, quindi... Forse da lì? Io, secondo me è da lì che si andava in vetta. Però quello non si sposta. Magari si sposta con questo? Con quell'ingranaggio lì? Era questo. Grandi così. Grandi così, dannazione. Mo vieni qui. Almeno sblocchiamo l'ennesimo personaggio, tanto per divertirci. Wow, però. Questa è cattivissima, eh. Ve ne rendete conto che giro che ho dovuto fare per andare a liberare quella zona? Cioè, non è una cosa semplicissima e istantanea, eh. Per niente. Quindi, wow, veramente un gran bel nascondiglio. No, no, Ale, di qua. C'era la zona... No! Mi sto perdendo! Questo è un problema! Perché ci si perde in maniera molto, molto veloce in questa zona. Quindi, da qui? No, c'era la torre di là, Ale. C'era la torre di qua. Non è che mi sono scordato qualcosa di sopra, no, io, no. Ok. Ormai c'era, ho detto, controlliamo, diamo un'occhiata. Ah, dopo 3 chilometri di camminata... Siamo arrivati finalmente a dove volevo... Non ora, ma bensì ora. A dove volevo arrivare? Perché ho fatto questo? Perché secondo me rimbalzerà lì e colpirà quel fantasma lì. Grande, quello spettro malefico. Quanti personaggi ci stanno sbloccando? Ragazzi buoni, io non posso giocarne 27 al secondo. The Ryan, ok, Fire Emblem. Vinci l'incontro per salvare il personaggio. Credo sia psichico lui, che abbia parecchi attacchi psichici, francamente. Quindi potrebbe forse essere un problema contro Ken. O forse non lo vediamo neanche. O forse ci fa effettivamente un bel po' di danno. Un po' strana come cosa. Ah, ma ci assorbe la vita. Ci assorbe la vita. Molto interessante. E basta con questo fiore. Buttalo via il fiorellino. Aia, l'ha preso lui. Non si prendono i fiori degli altri. Allora. Ci stava bene. E mi sa che è fuori, no? Questa è tremenda. Questa è veramente carina come arma. Più che altro fa male e poi, vedete? Ah, ci ho provato. No. Ciao, bello. No. Vai ora. No, in su. Grazie, Shoryuken. Perché se no andava a finire male. Ciao. Vabbè, sei finito. No? Non è finito per niente. No, quasi fuori con lo Shoryuken. Ah. Non sta andando proprio allegramente, la situazione. Ha schivato a mezz'aria? Non gliel'avevo mai visto fare, presumo, a loro. Ale, forse se smettessi di giocare forse sarebbe meglio. Che ne dici? Gli ho fatto caricare quel colpo? Forse non avrei dovuto. Meno male l'ho fatto prima io di lui, perché sennò ero fuori io, ragazzi.
Bellissimo, tra l'altro, ci siamo visti almeno questo. Mi sono dimenticato, non abbiamo visto quello di Ridley. A parte l'abbiamo subito una volta quello di Ridley, se non erro. Però mi sono dimenticato di far vedere lo smash finale di Ridley. Dannazione, questa è una cosa che a cui dovrò un attimo porre rimedio. Però, ripeto, mi sembrava lo avessimo subito lo smash finale di Ridley. Allora, quest'oggi finiremo questa parte, quindi Alucard ce lo facciamo. Serie Castlevania, ovviamente Alucard da leggere al contrario, ci mancherebbe altro. Simon, gli assistenti appariranno come avversari. Quindi ci vorrebbe un bel antassistente, attacco con pugni blast, attacco fisico. Non so con Ken se ce la facciamo. Sarei più tentato a prendere davvero Ridley o addirittura il nostro classico buon vecchio Kirby o anche Wario, perché per la verità si è comportato molto bene Wario in queste situazioni. Quindi forse non sarebbe così male la situazione. Ah, il tutto? No, no, calma! Ho detto calma! Dannazione! Mi hanno già buttato al 21%, non riesco! No, 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 no! Ah, no, 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 con Ken no! No, no, proprio no, non ci siamo! Attacchi che non mi piacciono per niente. Voglio provare con Wario. Lasciatemelo fare e vediamo un attimo se riusciamo a fare qualcosa di buono con Wario, scusate, più che con... Oddio, potrei provare con Ridley, almeno vediamo un attimo di provare lo smash finale, tra l'altro con una colorazione diversa, dai. Proviamo quello classico, il Ridley classico. Magari, visto che dovrei perdere, o perlomeno dovrebbero buttarmi quasi a fine vita, dovrebbe sbloccarmi l'attacco smash. Ergo, dovrei avere la possibilità di fargli effettivamente molto danno. Me lo spero. Mamma mia. Ridley. No, no, no. Ridley è qualcosa. Vabbè che ora ho preso un sacco di danno io, ma perché non riesco a muovermi, ma... vabbè, ma fatemi colpire almeno. Oh, mamma mia. Ok, è più... sono più tosti del previsto. Avevo iniziato benissimo. Cioè, non è che inizi bene. Ridley disintegra. Il problema di Ridley è che se ti colpisce ti smembra, è quello il guaio. Non credevo mi arrivasse addosso. Dov'è? No, ora! Ridley! L'attacco smash! Perché non me lo stavo facendo? Peccato. Vuoi continuare? Cos'è successo esattamente? Ero girato a destra, io ero convinto di essere girato a sinistra. Perché ero girato a destra? Mi ha fatto lo smash a destra. Vi giuro che ero convinto, straconvinto di essere girato a sinistra quando ho fatto partire lo smash. Questa è stata una cosa abbastanza inquietante. Quindi abbiamo capito una cosa, che io devo colpire l'altro. Ok, va bene, d'accordo. Noi intanto smembriamo, perché ci sembra giusto così, perché comunque... Sapete perché lo spammo questo attacco? Perché si attacca da ambo le parti ed è... Questa l'ho rischiata veramente tanto, però è andata abbastanza bene. Ok, ora! No, 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 no! Dovrei cercare di buttare... Sono al 90%, Ale. Sto rischiando veramente tantissimo. Ora! No, via di qui! Che lui è pericoloso! Darmi un attacco smash, no? Ok! Preso! Stavolta sono girato giusto. Ah, mamma mia, ok. Forse ce la facciamo? Non credo. No. No, ho sbagliato il secondo attacco smash. Ci vediamo appena li batto. Peccato, dannazione. Questo è un vero peccato. Sono curioso però di vedere il boss finale a sto punto, perché... in teoria doveva essere Dracula, in teoria. Vediamo. Mamma mia, ragazzi. Ridley quando ci si mette però è veramente devastante, eh. No, vieni qui. Mio, cibo. Si sa mai. Prendilo, perfetto. Credo tu sia finito. Ora sei finito. E stavolta ti ho preso, sai.
Perché vedete, se sbagliamo si vola fuori. E quindi è brutta sta situazione. Ok, vittoria. Yes, grandi. L'importante è questo. Alucard battuto, attacco con spada plus, 3 slot, 4183 di potenza. Niente male, anche lui, certo. Questi giustamente sono quasi tutti con attacco spada, quelli legati a Castlevania, giustamente, tra l'altro. Comunque, vediamo un attimo adesso, prima di tutto il prossimo personaggio, Richter, giustamente, vince l'incontro e io direi di riprendere Ken, così almeno finiamo in questo modo. Anche se Ken l'avevamo già usato, forse potrei utilizzare... No, finiamo questa parte con Ken. Anche perché l'altro non mi ricordo più chi era. Io ho sbloccato talmente tanta gente che non mi ricordo più. Quindi finiremo questa parte con Ken. Le soddisfazioni della vita. Dovrò ripetermi i vecchi episodi io stesso per capire chi diamine devo mettere in conto in combattimento. Perciò alla grande così, grande Ale, fenomeno di capacità come sempre, come dico sempre, Richter. Allora, mi sembra un gran bel personaggio, più che altro molto simile a Simon, a occhio, però basta, questo fiorellino di Leap, che intanto gliel'abbiamo già dato, il fiorellino, quindi va bene. Vai con la Duken, perfetto, vai con la Duken, vai con questo. Grandi. No, volevo caricare, certo non ho mai provato la presa. Effettivamente avrei dovuto fargliela prima, una bella presa. Sarebbe stato consistente e interessante. Wow! Mamma mia com'era avvicinata la presa di Ken. È realmente... No, Ken, bravo! È realmente ravvicinata, eh. Troppo ravvicinata. Avete visto? Sì, cioè, dura fatica... Ha dei braccini cortissimi rispetto al corpo. Dura fatica ad allungarlo. È clamoroso. Comunque, Richter sbloccato. Sarebbe da finire con Richter, questo mondo, in effetti. Sarebbe da fare con Richter. Sarebbe carino farlo con Richter, diciamo. O anche con Simon, più che altro. No, lo devo fare con Simon, ragazzi. Va fatto con Simon, è Dracula. Va fatto con Simon. E non c'è... No, cioè... Capitemi. So che Simon l'abbiamo già usato, ma... Non possono farlo con lui. È troppo d'atmosfera la situazione Simon contro Dracula. Non ho fatto Ganon con Link, ma Dracula con Simon va fatto. Va rigorosamente fatto. C'è anche la cutscene. Mamma mia, bellissimo. Ciao bello. Come va? Ok, sei anche tu. Ti devo colpire in qualche zona particolare. Ah, è come il gioco? Sì, la testa. Perfetto, le soddisfazioni della vita. Quindi devo colpirgli la testa. Me lo ricordavo. No. Ok, vai così, perfetto. No. È vero, l'attacco in salto. Sì, ce l'ha, però è l'attacco in salto. No, Ale. Mamma mia. Vai. Devo... L'attacco in corsa, in avanti, è con la frusta. Ma quello... Come mi salvo di qui? Così, non era andata male, per la verità. Vai ora, perfetto. Non è andata malissimo. Che vuoi fare? No! No, muoviti! Simon, muoviti! Yes! Preso! Vai, 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 Simon! Vai così! No, non l'ho preso stavolta! Stavolta sì! Mamma mia! Ho cercato di evitarlo in tutti i modi! Preso! Preso anche lui, però! No! Dove sei? Maledettissimo, ti manca un colpo! Sì, grande alla prima con Simon. È perché ricordavo dal vecchio gioco il vero che Selven... Appunto. Eccoci. Ok. E son dolori. Ah, non dovevo fare questo. No! Immagina... Simon? Mi sa che andrà a finire molto male a breve. Ok. Sono a ricerca. Maledetto. Ah, no, non ce la facciamo. Non ho potuto fare niente. Non ce la facciamo. Ci rivediamo qui alla seconda fase con Dracula, appunto. Bellissimo. Hanno ripreso davvero il gioco originale ed è una cosa bellissima. Una figata pazzesca. Bello. Mi è piaciuto tanto così. Mi è veramente piaciuto. Ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, ci siamo. In teoria... Ce la dovrei fare? Forse? Ora me la sono buffata da solo. Però va bene.
D'accordo, Ale. Va bene anche così. Girati. Perfetto. Girati. Finito. Grandi così. Grandi in questo modo. E stavolta sei finito davvero. Non c'è una non c'era una terza fase. Se non l'hanno messa adesso. Ok. Benissimo. Wow. Ora però mi devi dare tutti i nomi sballati, eccetera, della fine del gioco. Peccato che non l'ha fatto, evolve a livello 99, giustamente. 3 slot neutrale, neutro. 2925 la potenza. E ci siamo finiti anche... Wow, Dracula seconda forma ci ha sbloccato anche. Bellissimo, e guardate quante sfere abilità. Wow, quindi abbiamo Dracula e Dracula seconda forma. 3 stelle tutti e due, mi aspettavo la seconda forma almeno un 4 stelle, però vabbè, dai, ci può stare. Fenomenale. Tutto ciò è semplicemente fenomenale, a vedere Simon qui è ancora più bello. Scusatemi, ma è ancora una figata molto molto più grande. Felicissimo di tutto ciò. Perciò siamo usciti. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito anche questa parte. Ok, ragazzi, si sta avvicinando, credo, insomma, l'ultimo, in teoria, l'ultimo terzo di questa parte di gioco. Me lo dai un teletrasporto? No? Una scala? Una fune? Qualcosa? Ok. Mi ha messo una fune? Sembra più che si stia buttando nel vuoto. Però, insomma, ok. Allora, per questo episodio noi ci possiamo salutare qui. Inutile procedere e farvi vedere il ritorno. Ci ritroveremo direttamente... Anzi, già che ci sono, andiamo a vederlo insieme, no? Dove ci troviamo. Tanto siamo all'inizio ormai. Perfetto. Ah, scappiamo di qui, dal regno di Castlevania. Scappiamo di qui e torniamo all'ingresso. Bellissimo. Bellissimo veramente. Quindi, fatta anche la parte destra, dobbiamo procedere verso l'alto. E il primo avversario che troveremo sarà... Titanus Magnus. Ok, perfetto. Quindi, dovrebbe essere Zelda. Quindi... ci salutiamo qui per questo episodio e vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto e alla prossima. Ciao!